Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, siamo di nuovo qui nel concessionario MV Augusta e come vedete non sono da solo, perché insieme a me nella giornata di oggi ci sono quattro moto e tre ragazzi, tre amici, perché ovviamente una è la mia. Siamo in compagnia questa mattina di Alessandro, che ci farà un piccolo briefing tecnico sulle quattro belve italiche che abbiamo davanti, anche perché una, Alessandro, mi dicevi che ha una particolarità in più. Il sistema SCS, Smart Clutch System, che sarebbe una frizione intelligente, okay, che in caso di caduta accidentale, se c'è la marcia inserita, si spegne il motore. Invece in questo sistema, quando l'albero secondario del cambio, quando la moto è ferma, è come se una mano invisibile ti tira la frizione da su. Ok, sentite, perché non vorrei che poi al semaforo piantate sui pali. Esatto. La cosa più scioccante, adesso abbiamo la motocicletta in folle. Sì. Io tolgo il cavalletto. Sì. E metto la prima. Che spettacolo. Posso anche mettere la seconda, mettere la terza, riscalare in seconda e la moto sta tranquilla. Io ve lo dico, cercate di non fare gli stronzi al semaforo a sgasare, perché se sta questa cosa qui attiva ve la dare in faccia. Detto questo, vorrei fare un piccolo gioco, a parte questa che ormai hanno spoilerato qual è il mazzo di chiavi, quindi l'andrò a prendere io. A scelta, pescaggio. Sono sempre Total Black, quindi nero. Total Black. Che peschi? Hai vinto il 1000. A scelta, ha incrociato, attenzione, siamo andati a pescare, brutale 800 per Ale e turismo veloce per Giacomo. Posso dire che secondo me chi è andato meglio è Giacomo, senza ombra di dubbio. Sta cosa comunque che non devo usare la frizione è qualcosa di devastante a livello mentale. È proprio strana. Cominciamo con lei, con la Dragster RR, moto che per mia fortuna ha già fatto il primo tagliando, proprio come la Turismo Veloce Lusso, e quindi che posso tirare un po' di più. La cosa bella di questo uscito è che oltre ad avere il mio di punto di vista, avremo il punto di vista anche degli altri ragazzi, così da vedere se le varie sensazioni che ognuno prova sulla moto durante la guida vanno a combaciare con quelle degli altri. Nella giornata odierna, per la prima parte di percorso, andremo a affrontare un po' di tratto urban, che sarà appunto la parte più lenta, più tranquilla, ma che ci permetterà di provare nel dettaglio questa Dragster, anche se poi realmente le MV, come ben sapete, non sono moto da città, per poi spostarci verso Castel Gandolfo e zone limitrofe. Devo dire che da subito l'agilità alla Dragster non manca, in città si muove bene, la risposta del gas è buona in mappa sport, un po' larga di manubrio, causa gli specchietti installati in sta maniera, che sono molto molto belli, però poco funzionali. Sotto, chiaramente, neanche a dirvelo, ha veramente una bellissima coppia e un'ottima erogazione, e le sospensioni attutiscono veramente bene quello che può essere il pavé stradale di Roma, che come vedete non è bellissimo. La posizione di mani, spalle, braccia e polsi è abbastanza comoda. Come riferimento, con la testa siamo sopra il tappo della benzina, quindi non siamo troppo caricati sul davanti. La seduta è comoda, il sellino è ben imbottito e le pedane non sono neanche troppo arretrate. Trovo un po' di difficoltà col mio 44 di piede a trovare la leva però del freno posteriore, in quanto è veramente tanto verso la parte centrale della scarpa. L'avrei preferita un pochino più in punta, però credo che basterà farci un po' di chilometri in più e poi ci si abitua. Il cambio è veramente preciso, ragazzi, non è duro come per esempio sull'F3, è abbastanza morbido, sento un po' di scalino, però le marce entrano bene anche a bassissime velocità. Mi devo abituare troppo a sta cosa che non mi serve la frizione, cioè la posso lasciare così, capito, e do gas e la moto parte. È stranissimo. La frenata è bella modulabile però incisiva allo stesso tempo, le sospensioni lavorano veramente bene, si riesce tranquillamente a impostare la traiettoria e la moto poi senza alcuna difficoltà va a seguirla, nonostante comunque qui il manto stradale non sia perfetto. Mi piace anche la risposta del gas nonostante la mappa race. A dir la verità me l'aspettavo un pochino più da teppista, e invece devo dire che è abbastanza composta. Per farla cantare devi andare sopra i 9000 giri e lì è tutta un'altra storia. Il traction control funziona bene e attualmente
non è mai intervenuto. Arriviamo a noi, stiamo per effettuare lo scambio moto, ne seguiranno altri due, perché così almeno tutti provano tutto. Voglio sapere le vostre impressioni. Inizi tu per vicinanza. Vai. Io sto provando una brutale 1000 RS, è una moto che ha veramente tanta ciccia, freni pazzeschi, motore pazzesco. L'unica cosa però, è che soprattutto con questo fatto che non possiamo salire sopra 6000 giri risulta veramente pesante, perché insomma ne cambi direzione. Esatto, cioè andare a cambiare direzione bisogna comunque è un po' goffarella spingerla per bene. Inoltre credo che forse sia ottimale per qualcuno che misura qualche centimetrino meno di me. Io sono alto come il signor Freccia, 1,80 m, e dopo un po' le gambe sono veramente molto raccolte, quindi secondo me 1,70 m, 1,72 m è 66 al bacio. Ci arriviamo? 66 ci arriviamo. 66 volendo si può fare, però parliamo di te. Allora, persona diversamente alta, alta con una brutale RR 800. Ok. Allora, è una io parlo da possessore ex ormai, però di MT-07. È una 07 sotto steroidi. Diretta. Ma proprio tremendi. Diretta. Cioè, signor giudice, stiamo confondendo la merda col cioccolato, con tutto rispetto verso le MT-07 di quell'anno. Infatti ho detto, però, io guidando quella come riferimento posso dire che questa è sicuramente sotto steroidi, cioè un motore allucinante. Divertente. Assolutamente sì. Frena tantissimo. L'unica cosa, che è la stessa che ha detto Nicola, penso sia una cosa in comune probabilmente vista l'estetica, è che sono scomode un pochino. Non mi trovo benissimo perché c'è l'interno coscia che batte sulle plastiche, quelle estetiche che aprono sulle serbatoie. Okay. Stessa cosa che ho provato io al tempo quando andai a Schirana in fabbrica, e ci diedero a me e a Lorenzo sia la Lusso sia la brutale dell'epoca. Anche io percepì questa difficoltà nelle lunghe tratte, non tanto la sella, ma il supporto della sella, supporto, il telaietto della sella è un po' scomodo. Poi c'è da dire che io sono diversamente alto. Signor Giacomo, arriviamo a lei. La persona più comoda di questo Io sono quello fortunato che viaggia comodo, perché è veramente un divano con due ruote. Detto questo, signori, io credo che sia arrivato il momento di scambiarci il motame e effettuare appunto questa inversione per vedere le sensazioni che loro sanno, ma che a voi non dico per non influenzarvi sulla moto che dovrete andare a provare. Chi prende cosa a questo punto? La domanda è: allora, io vorrei prendere la Turismo. Secondo me, siccome la vuoi, la proverai per ultimo. Perché siamo in democrazia. Io prendo la Turismo. Io prendo la Turismo. Perché sono il conduttore di questo video, quindi io prendo la Turismo. Ok. Va bene. Voi cosa prendete? A me, quindi, a questo punto rimangono due opzioni e prendo brutale. Per me 800. Parli della brutale 800 RR, quindi assegnata al signor Nicola. A te la scelta. Occhio, perché la RS è il rodaggio. Penso che prenderò la RS, allora dai. Ah, il rodaggio. Devo stare attento a sgasare come per il discorso dell'SCS, giusto? Sì, evitiamo le sgasate al semaforo. Okay. Però vedrai, perché sarà un'esperienza particolare. Mistica a tratti, ragazzi. Ripartiamo allora l'avventura con la bellissima e tanto amata da un po' tutto il gruppo, da quello che ho capito, la Turismo Veloce. Che moto, ragazzi, questa veramente bella, non che le altre facciano schifo, me la ricordavo bene, tanta bella maneggevolezza e si va via con un attimo. Proiezione al vento veramente tanto efficace, cambio anche qui per niente duro a salire, un pochino più rigido della Dragster a scendere. Dobbiamo stare attenti perché qui non abbiamo la funzione, quella che ci permette di non usare la frizione. Resettiamo il cervello, torniamo alla guida normale e divertiamoci. Sentila come va, come va bene questa tre cilindri. Serbatoio anche qui, proprio come la F3RR che vi ho portato qualche video fa, molto scivoloso, quindi fortuna che ci pensa la sella a tenerci abbastanza ancorati in posizione, ma il serbatoio non aiuta proprio. Sospensioni semi attive per lei. Anche su questa moto ovviamente abbiamo la possibilità di cambiare le mappature, a differenza però della Dragster non troveremo la mappa race per ovvi motivi, bensì al suo posto la mappa touring. Raggiunto il lago di Castel Gandolfo, finalmente abbiamo modo di provare un pochino meglio di nuovo questa Turismo Veloce. Bellissima, bellissima, ragazzi, sia a livello di ripresa, sia a livello di motore, quindi sia anche a livello del comando del gas e derogazione. Molto, molto divertente. Si sente che questo tre cilindri ha voglia di farti divertire, a ciccia, che sicuramente poi con la mappa custom potremmo riuscire a far sfociare e liberare sulla ruota posteriore, addirittura meglio della mappatura sport. Ci siamo arrivati carichi con queste moto che ancora resistono. Cioè,
nel senso, nessuno si è sdraiato. Assolutamente. È incredibile. No, che fa? No. Fa questa andata a 4 all'ora. No, no, non succede niente, anche perché siamo in rodaggio. Anche perché facendo... Adriano non c'è. Adriano non c'è, sennò poteva succedere altre cose. Comunque, signori, voglio sapere la vostra sulle moto che avete appena guidato. Signor Nicola, partiamo sempre da lei. Allora, Brutale 800, 1000 per la Brutale 1000. A parte più comoda, il cambio meno duro ti dà più confidenza, più divertente. Cioè, la Brutale 1000 col senno del poi è veramente cioè proprio rigida come concetto. Quindi approvata Brutale 800. Signor Alessio. Allora, qui abbiamo una Dragster RR e va, i cavalli si sentono. Percepisco un pero nell'aria. Allora, pensavo molto più cattiva. Pure io, stessa identica cosa che ho detto. Nel senso che sì, ovviamente, ma pareis tutto quanto, apri il gas, non è che te tira per l'aria. Me l'aspettavo da teppista. Sì, sì. Invece no. È ovviamente sempre bellissima. Il cambio è decisamente più morbido, anche con il quick shifter. Frena sempre. E è un pizzico più comoda dell'altra. Pizzico più comoda. La sella è sempre, c'ha sempre questa bombatura qua, che almeno a me, perché sono basso, ragazzi, sempre qui. Però il buon Nischi mi diceva che lui sull'800 le alette non, sul non comodissimo, però quelle non mi danno fastidio. Esatto. Però stessa cosa a sella, sì. Esatto. Arriviamo così all'ultimo del gruppo. Io sono passato dalla Turismo Veloce, che la guiderei tutti i giorni, alla Brutale RS, che la vorrei guardare tutti i giorni, ma non è proprio comodissima. Tanta ciccia c'è a tutti i regimi, però è scomoda. Bisogna dirlo, però quello che è giusto TV Verité, anzi YouTube Verité. YouTube Verité. Arriviamo così agli ultimi istanti del video, perché adesso comincia per noi il ritorno e purtroppo le moto che mancano da provare a testa sono due. Realmente avremo poco modo e poco tempo di provarle. Nicola va sulla Turismo Veloce, Alessio va sulla 1000 RS, io vado a finire sulla Brutale 800 RR, Giacomo va sulla Dragster con sistema occhio al semaforo non sgasare. È proprio il nome è quello del sistema. Cominciamo il ritorno, vediamo un po' quindi questa Brutale, per le ultime curvette che dobbiamo andare a affrontare qua di Castel Gandolfo, come si comporta. A dire la verità già la conosco un pochino, perché ho avuto già modo di provarla nella giornata di ieri ed è divertente. È sicuramente più da teppista questa rispetto alla Dragster. Lo so, non me lo dire, sembrano eresie quelle che dico, ma fidatevi che se andate a provarle poi sarete d'accordo con me. Sentila come canta, come suona, anche con lo scarico originale questa MV si fa sentire. Ovviamente inutile dirvi che la protezione al vento è pari a zero, lo prendiamo tutto. E a essere sincero mi trovo d'accordo con il discorso seduta, nel senso che la forma della sella non gioca a favore del comfort, e in più abbiamo poco spazio tra il serbatoio e il codino posteriore del passeggero, quindi non c'è tanto modo di muoversi. La posizione delle gambe è abbastanza rannicchiata e sul lato sinistro e destro, per me che ho il piedone, una volta messe le punte sulle pedane, con il tallone vado a toccare le pedane del passeggero. La posizione delle pedane comunque è buona, arretrate il giusto, e con testa e spalle, braccia, mani e polsi non siamo troppo caricati sul davanti. Anche qui siamo più o meno all'altezza del tappo del serbatoio, o forse solo un pizzico più avanti. Niente di stressante, ovviamente non è da considerarsi una moto da viaggio minimamente. Le sospensioni sono abbastanza rigide e ti fanno sentire qualsiasi imperfezione dell'asfalto. Il motore però ti gasa, ti entusiasma. La risposta dell'acceleratore è veramente nervosa e rapida, sembra quasi di avere appunto un gas rapido. Il cambio è abbastanza duro, non durissimo. Le marce però entrano tutte quante con il cambio elettronico senza problemi. Ha ovviamente l'elettronico in tutte e due le direzioni, quindi sia a salire sia a scendere, e su queste buche devo per forza tirarmi su dalla sella onde evitare contraccolpi dolorosi al fondo schiena. Proprio come anche le altre, anche questa Brutalina, una volta impostata la traiettoria, sta lì e non si muove. Quando si guida un MV, da quello che ho capito e potuto provare sulla mia pelle, almeno in curva, è quella di stare su un binario di un treno. Imposti, la moto scende, va giù via per bene, bella erogazione, bisogna solo fare un pizzico di attenzione al gas e poi una bella coppia che ti tira fuori con un bel calcio in culo dalla curva. E dopo l'ultimo change
effettuato off cam. Finalmente è arrivato anche per me il momento di provare questa brutale, e devo dire che fin da subito il feeling è molto particolare. Non riesco a capire se hanno voluto dare un'impronta più turistica, passatemi il termine forse un po' azzardato, o più racing. Troviamo infatti una soluzione a semi manubrio per il controllo dell'avantreno e non a manubrio, forse per migliorare comunque l'estetica generale della moto. Cosa però che risulta proprio essere scomoda appena saliti in moto è la sella. La sella è veramente dura, ragazzi. Abbiamo sicuramente più luce su questa 1000RS rispetto all'800RR. Il serbatoio è meno scivoloso, si riesce a cingere bene con le gambe. Le pedane non sono affatto arretrate, ma anche qui troviamo il problema del piede in punta che tocca il supporto pedane passeggero, regalandogli delle belle vibrazioni potenti sul tallone. La moto si sente che ha un bel tiro ed è pronta. Il comando del gas non è troppo aggressivo rispetto alla 800RR e lo preferisco. Le sospensioni invece sono sicuramente più rigide della sorellina più piccola. Entrambe le moto infatti godono di sospensioni a steli rovesciati, anteriore Marzocchi, posteriore Sachs, pluriregolabili, compressione in ritorno e in precarico, così da dare modo al rider di cucirsi la moto addosso. Devo essere sincero, è veramente un peccato non poterla provare su qualche curva. Comunque, cambiando discorso, visto che proprio come la benzina anche la batteria della mia GoPro si sta per scaricare, direi di risparmiarla per le considerazioni finali dei ragazzi sulle ultime due moto che hanno provato. Eccoci qui, tornati al concessionario, puntuali sul filo del rasoio, ore 13 per la riconsegna delle moto. A questo punto vado a chiedere ai ragazzi gli ultimi due test che avete effettuato come sono andati. Alessio, partiamo da te. Io non ho parole, ragazzi, è una moto perfetta, meravigliosa. Non ho mai guidato una cosa così pulita, cambio, bella, erogazione, divertente. Ma divertentissima, morbida. Mentre quella che hai provato prima? Vabbè, per me che sono piccolo, troppo grossa, perché 1000 è veramente pesante. Su questa ci tocchi bene? Abbastanza, abbastanza. Quindi sempre con l'aiuto dell'anfibio. Ovviamente. Ma sì, 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 però tanta roba. A quanto vedo la Turismo è rimasta nel cuore di tutti. Di tutti. No, pazzesca. Ultimi due test che avete fatto? Alla Turismo. Vai, chiudiamo l'argomento proprio. Cioè, nel senso, un rapporto tra, diciamo, agilità e comunque importanza e comunità del mezzo mostruoso. Cioè, nel senso, in curva sembra che stai su un naked come risposta, come facilità di piega, però poi stai veramente in salotto, cioè pazzesca, proprio nel cuore. Divertente. E secondo me si stanno pure invecchiati, perché a tutti ci piace la moto comoda. Cioè, secondo me il declino è proprio è chiaro. Mentre gioco per te? Io sono passato dalla moto con il cambio automatico, perché quello sì. Ed è una cosa bellissima. L'ultimo, la brutale, la RR, moto facile, comoda, e devo dire quello che mi ha impressionato avendola provata sul raccordo, la discreta copertura aerodinamica. Pensa, 100, io ho detto completamente a 130 posso. Io non stavo comodo, avendo provato pure un Monster 1200, questa diciamo che sta molto forse comodo. Col casco si è messo sotto la strumentazione, perché è impossibile non prendere aria qua. Io, regà, copertura, commento di Giacomo sulla copertura aerodinamica della brutale 800. Io stavo perfetta, comodo. Stavo riparato. Non è possibile, stavo, non sto riparato io, stavo comodo io. Ma l'aria l'hai presa tutta. Vabbè, sì. L'aria l'ha presa tutta. Tutto quello che avete visto fino adesso, prendete d'esempio uno, due, tre. Quello di Giacomo, così è una è un di più. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete il video e se la campanellina, attivate la campanellina, chiaro, per non perdere le prossime notifiche. Ma soprattutto, se siete curiosi di provare le moto che abbiamo qui a disposizione, che abbiamo provato oggi nell'uscita, vi invito a venire qui al concessionario MV Augusta di Roma. Lo trovate vicino alla stazione Tiburtina. Detto questo, ci vediamo fra i commenti. Un saluto, ciao ragazzi. Ciao. Yeah.